Salve a tutti, eccoci qui con la seconda parte della storia a tema Inazuma. Se ve la siete persi, beh, la trovate sul canale. Quindi non indugiamo oltre e continuiamo. Numero 1. Musica. Le mie mani scorrono velocemente sui tasti bianchi e neri del pianoforte mentre canticchio anche le note. Suono questo strumento da quando avevo 5 anni e ormai lo so suonare anche ad occhi chiusi. Quando suono mi sento libera perché sono in grado di esprimere tutto quello che sono attraverso la musica. Ed io ho bisogno di sentire quello che sono. A causa della pietra di Alvius sento le mie emozioni assopite e questa sensazione non mi piace affatto. Che sia ancora bella Trix a parlare? Non lo so, vediamo. Ogni volta che indosso quella pietra tutta la mia umanità sparisce lasciando posto al vuoto più totale. Inizio a canticchiare la melodia che sto suonando in cerca di ispirazione per le parole della canzone che sto scrivendo. Chi è il musicista nell'Alvius Academy? Non ho idea. Oltre che a suonare sono bravo anche a cantare, scrivo da me i testi delle canzoni. Era da tempo che non suonavo, a causa di questa faccenda dell'Alius Academy sono sempre impegnata con gli allenamenti e difficilmente riesco a dedicarmi alla musica. Oggi però per festeggiare le innumerevoli vittorie della Gemini Storm, nostro padre ha deciso di lasciarci un giorno intero senza allenamenti e così posso dedicarmi alla musica. Quando finisco di suonare la melodia prendo in mano dei fogli e butto giù qualche parola. Una mano si posa sulla mia spalla ed io sussulto per lo spavento. Scusa, non volevo spaventarti, dice Janus sorridendo e sedendosi accanto a me. Non importa, mormoro imbarazzata e con le guance che iniziano a prendere colore mentre metto via i fogli che avevo in mano. Io e altri ragazzi stiamo uscendo, andiamo ad una festa per festeggiare, ti va di venire con noi? Mi propone. Ecco, io... balbetto arrossendo ancora di più e nascondendo parte del viso con la cartelletta in cui avevo appena messo i fogli. Sinceramente non mi va molto di andare ad una festa, anche perché essendoci Janus ci sarà anche Aiser e non voglio avere un confronto con lei. Che è allora? Nello scorso episodio si stavano scannando, diciamo, tutte le ragazze dell'Alius. Qui però non ci, al momento non ci viene detto chi sia. Andiamo, sarà divertente. Vieni, dice alzandosi e mi porge la mano mentre io rimango lì a fissarlo in silenzio. Lei non va da nessuna parte, specialmente con te, dice Torch avvicinandosi a me e mettendomi le mani sulle spalle. Non puoi decidere per lei, ribatte Janus osservandolo in segno di sfida. Sono suo fratello maggiore, so cosa è meglio per lei. Fratello. C'è la sorella di Torch. Oh Gesù, è che mi sono perso. Ma quando è qua Torch ha una sorella? Forse non è che è il personaggio inventato che abbiamo visto nella precedente storia. Mesh, là, non mi ricordo. Come ti pare? Dice infine il verde. Se cambi idea, mandami un messaggio che ti vengo a prendere. Non lo farà, afferma mio fratello guardando male il ragazzo mentre esce dalla stanza. Giuro che se si avvicina di nuovo a te gli spacco la faccia. Borbotta continuando ad osservare il punto in cui è sparito il verde. Tranquillo, fratellone, va tutto bene. Dico per assicurarlo e lui si siede al mio fianco. Se si avvicina di nuovo a te, avvertimi, va bene? Mi chiede ed io annuisco. Dai, vieni con me. Aggiunge alzandosi nuovamente. Io metto via gli spartiti e quando ho fatto vado insieme a mio fratello nella sala comune dove ci sediamo insieme a Gazelle. Dove eri finito? È da un po' che ti aspetto. Si lamenta l'albino alzando gli occhi al cellulare. Ho dovuto sistemare una faccenda, si limita a dire Torch con un'alzata di spalle. Gazelle lo osserva e poi sposta lo sguardo su di me per poi riportarlo, qualche secondo dopo, sul suo migliore. Non l'hai ammazzato, vero? No, non questa volta. Chi è che vuoi ammazzare? Domanda Bellatrix avvicinandosi a noi e appoggiandosi allo schienale della poltrona su cui sono seduta. Bella. Janus, risponde mio fratello. Ah, capisco. Mormora guardandomi e ricambia lo sguardo con aria confusa. Comunque avrò venuto qui perché dovevo parlare con te, Mesh. Ti va se andiamo in camera mia? Ah, ok, allora qui sì, diciamo, in questa storia Mesh è la sorella di Torch. Chissà perché proprio Torch, forse ci verrà detto dall'autrice? Non lo so. Io annuisco ed insieme ci dirigiamo nella stanza che la ragazza condivide con Qyburn e Kiwil. Angolo autrice. Ok, qui finisce la prima parte di storia. Sai che vi dico? Andiamo anche con la seconda parte. Può essere interessante. Capitolo 2. Xin e Janus. Già da questa premessa va giù. Io mi metto comodo qua. Saranno i peggi impaliati. Detto in italiano si scannano, si danno botte. Di cosa volevi parlarmi? Domandò alla mia migliore amica sedendomi sul suo letto. Tu sai che mi piace Xin, no? Comincia ed io annuisco. Ma è bella Trix.
Sì, beh, ti piace da quando avevi 5 anni e lui 4. Direi proprio che lo so, dato che sono la tua migliore amica, affermo. Sì, bene. Il punto però non è il fatto che mi piaccia, dice sedendosi sul letto davanti a me. Credo sia quello di Kibor. E allora qual è il punto? Le chiedo confusa. Credo che lui e Kibor stiano insieme, mi spiega. Ma chi era Kibor? Qualche altro personaggio inventato? Oddio, non me lo ricordo. Cioè, non. Che? Esclamo sorpresa. Hai capito bene, dice annuendo tristemente. Aspetta, ma te l'hanno detto loro? No. Allora li hai visti baciarsi? Nemmeno. Allora come fai ad essere certa che stanno insieme? Perché è evidente. A me non sembra. Sì, ma tu non ti accorgi neanche quando un ragazzo ti sbava palesemente dietro, ribatte. Ma nessuno mi sbava dietro, dico con sicurezza. Vedi? È proprio questo il punto, afferma. Ora sono confusa, ammetto osservandolo. Non importa, a questo pensiamo più tardi, mi dice. È ovvio che Xin e Kibur non si siano fidanzati, perché ultimamente passano un sacco di tempo insieme. Ah, ok, quindi Xin e Kibur. Anche Aiser e Janus passano tanto tempo insieme, però non sono fidanzati, le faccio notare. Sì, ma questo perché Janus ha occhi solo per te, ribatte l'Azura con tono ovvio. Di che stai parlando? Mi chiedo nuovamente confusa. Janus è innamorata di te, sveglia. Dice dandomi un colpetto sulla fronte con l'indice. È innamorato di me? Ripeto leggermente sconvolta dalla notizia. Non ho mai notato alcun comportamento da parte sua che potesse farmi cadere i suoi sentimenti. Buongiorno, sono anni che ci prova. Anni? Sì, scusa, ma secondo te perché Aiser ti odia tanto? Che c'entra Aiser, scusa? Bellatrix mi osserva incredula sbattendo svariate volte le palpebre. Cioè, tu mi stai dicendo che non ti sei mai accorta che Aiser è innamorata di Janus e ti tratta male perché lui è innamorato di te? Mi domanda lentamente, scandendo bene tutte le parole. No, rispondo con il suo stesso tono, ma devo ammettere che adesso ha tutto un senso. Mi sono sempre chiesta che motivo avesse la Viola per trattarmi in quel modo, dato che non le ho mai fatto niente, e dopo quello che mi ha detto la mia migliore, tutto questo prende un senso. Non si è messa molto bene in amore, commenta Bellatrix. Bellatrix sa qualcosa, eh? Disse quella che tratta male il ragazzo che le piace, affermo. Non è colpa mia, è più forte di me. Ribatte l'Azzurra infastidita e arrossendo leggermente. Uè, ma io sono geloso. Guarda che si fa. Come non è colpa mia se non ci capisco niente di amore? Mi faccio notare. Ci guardiamo per qualche secondo negli occhi e poi scoppiamo a ridere. Ciao ragazzi, dico sedendomi insieme a Clear, Beller e Hit. Com'è stata ieri la festa? Ah, ok, questo è un time skip, insomma. Divertente, afferma Hit. Siamo stati in un locale bellissimo dove fanno la musica dal vivo. È stato davvero fantastico, mi spiega Baller. È un peccato che tu non sia venuta. Ti saresti potuta divertire, aggiunge Clear. Non credo, ti ricordo che alla festa c'era anche Aiser, le faccio notare. Già, non ci avevo pensato, mormora Clear pensierosa. Voi sapete dove sono finiti Metron e Mercury? Ci domanda Hit. Popi, popi. Chissà dove saranno Mercury e Metron, Boh. di certo non chiusi in qualche bagno, no? No, in realtà oggi non li ho proprio visti, risponde Baller, mentre io mi riguardo intorno notando che tra tutti i presenti non c'è nessuno della Epsilon. Avranno deciso di fare un allenamento extra, penso riportando lo sguardo sui miei amici e continuando a parlare con loro. Finito. Raga, due capitoli, dai, ci siamo fatti, ogni tanto ci sta. Terzo capitolo, il titolo lo spiego già da ora. Appuntamento? Chissà cosa ci riserverà. Noi ci becchiamo alla prossima, sotto trovate sempre tutto. E non dimenticate di iscrivervi al canale. Volevate che facevo. Ciao, no, non vi dimenticate di iscrivervi al canale, sono caduto. Montaggio a Bjorn.